uno dei problemi di quelli non me capacito, no? E ho letto sui giornali questa storia di... Ma quanti metri sono questi, sta funicolare? 200 metri saranno? Sì, intorno a 250, 300 metri. Qui c'entrano due campi sportivi, e io ho l'occhio per queste cose. Ma ho letto sopra, c'è il bando da gara, gli estremi da gara, si parla di 9 milioni e rotti di euro più IVA, andiamo intorno... 10 milioni di euro. Come i mura del Valadì a Frascati? Sì, quasi. L'hanno speso, no, l'hanno speso meno, e questo è peggio, questo è da campioni del mondo. Ma insomma, che hanno fatto qua? Hanno fatto sto pezzo qui e poi? Niente, tutto fermo, perché intanto non c'è la strada di collegamento per raggiungere il capolinea ed un eventuale cammino del Cotra. Oltretutto hanno fatto anche un'operazione evitando anche l'integrazione tariffaria, perché quelli che hanno la Rocca di Papa saranno costretti a pagare un biglietto alla società privata per raggiungere la funicolare, quelli che abbiano per via di Frascati. Perché questa è una società privata? Una società che non ha fatto il biglietto integrato con Schiaffini, questo è il problema. Quello è uno che abita ai campi deve pagare il biglietto per venire a prendere la funicolare. Quello che abita via di Frascati, la strada che conduce verso Roma, anche quello dovrebbe fare il biglietto per prendere la funicolare. Dopo 5 milioni di euro spesi, tutto fermo, non si sa che fine faranno. Noi invece avevamo sollecitato, abbiamo anche invitato Zingaretti e Civita, però che arrivava un dibattito pubblico sui trasporti, chiedendo loro per quale motivo non avrebbero utilizzato quei soldi, in parte all'inizio della funivia, ma in parte grossa parte per rilanciare il trasporto pubblico, il COSA, che tutti i giorni sopprime le corse. Le corse non vengono soppresse per gli operatori interni, praticamente perché mancano i mezzi, stanno solo la storia che sappiamo, no? Sì. Però io dico, quindi, per farsi 250, 300 metri di hanno speso 5 milioni di euro. 5 milioni di euro, 10 miliardi. 10 miliardi. A metro lineare è una cifra. Sì, è un prodotto delle mine. E poi adesso? Adesso perché non c'è notizia, abbiamo sollecitato anche in campagna elettorale. Gli amministratori, tra virgolette, si fa per dire che si sono ricandidati alle prossime votazioni per dirigere il paese dopo 8 anni di disastri che stanno davanti a tutti, non danno risposta in merito, sono reticenti a questa storia economica paradossale. Oh, senta, ma qui a Rocca de Papa è come ai taxarf che mazzette non girano. Da questo punto di vista non ho prove, non posso dire niente. No, perché ai taxarf... si sa, è uno dei pochi paesi dove... Io posso soltanto sbilanciare... Però certo che qua io ci penso, Io le posso solo sbilanciare in un modo, posso pensare che chi ha amministrato non ha amministrato bene, i soldi secondo me sono gestiti meglio, prove di questo genere non lo so, se qualcuno le avesse, le dovessi avere in mano io, ho capito. Non esiterei comunque a denunciare la procuratore. Capito, questo è il problema, che... Ma non indaga nessuno, no, su sto fatto. Io le posso 10 miliardi di lire per fare questa cosa qua. La Corte dei Conti, niente, nessuno. Ci sono state segnalazioni alla Corte dei Conti. Segnalazioni. E la Corte dei Conti che ha fatto? La Corte dei Conti al momento non ha fatto niente. La Guardia di Finanza? E hanno fatto, la Guardia di Finanza non so se è stata coinvolta, i vigili urbani hanno verificato. Hanno fatto le segnalazioni del Comune, però il Comune continua a lavorare in modo incontrastato, senza dare risposte concrete rispetto a queste cosiddette opere faraoniche che non trovano mai fine. Difatti ho definito Rocca di Papa, i lavori, no? Il paese dei lavori che non finiscono mai. Ma sotto il profilo economico, ma c'è senso una cosa del genere? Secondo noi no, anche perché questo qui potrebbe essere utilizzato praticamente tipo, come dire, gitarella turistica, viene su e giù. Ma la prosopopea, che hanno avuto loro di dire che poteva sostituire anche il Cotra come servizio pubblico, mi sembra che dentro c'è una grande contraddizione. E questo qua, chi è che ha messo la prima pietra proprio qua? Per far partire la cosa. È venuto qui l'inaugurazione, l'hanno fatta là dentro, c'è la pietra miliare, è venuto l'onorevole Zingaretti, presidente della Regione Lazio, con la presenza anche del sindaco Boccia. C'è la prima pietra miliare davanti a quell'entrata della funivia. Che mon si vede perché è tutto recintato, vabbè. Ma dico, per esempio, no, io mi chiedo, no? Ma Zingaretti, tramite i suoi collaboratori, ma insomma, due conti si sarà fatti pure lui. I conti se li è fatti, è stato fatto che in un'intervista che ho letto sul giornale.
giornale della candidata a sindaco del centro-sinistra, detto che i lavori della polimerale, il cittadino sta tranquillo che a brevissimo verranno definiti. Eh sì, ma quanto, perché voi? Non so, se il tempo per me c'ha un valore, perché da 1 a 60 è un'ora, per loro il tempo è un qualcosa che non finisce mai, ecco perché dicono queste robe. No, perché poi io ho sempre sostenuto un concetto, no? Ok, fai una cosa che è bella, che è... per esempio ai Taxerf hanno fatto lì, hanno restaurato i locali lì delle mura del Valadier, solo che hanno speso una tombola e ci piove dentro. Hanno fatto in 7-8 anni 46 revisioni dei prezzi. La Iosa, che per la metropolitana C, che Antonio ha mandato tutto alla Corte dei Conti, sì, no? Sì, sì, sì. E ai Taxerf invece niente, non se ne parla, ne parlo solo io, la Guardia di Finanza non lo so, i carabinieri non lo so, i magistrati non lo so, vabbè. Oh, senta una cosa, poi qui vedo un'altra storia, questa la dobbiamo vedere.